lo so, perché non so che tonalità devo fare, un pezzo che amo. Ma tu la fai la Hendrix, tu devi sì, fare. Sì, tu falla, no, poi la faccio, io la faccio. Casomai mi fermo e riparto, perché non mi ricordo che trovi a farvela, così verrà molto sbagliata, penso. E quella può uscire così. No. Non so quello che fa Sergio con me, cioè, questo è quello che fa, cioè, gli ha stravolto il pezzo, vorrei dire. Però io vorrei farla da Bob Dylan, che forse è un bello. Fai. Che fai così? Dylan scrisse questa canzone nel 67 dopo il famoso incidente di motocicletta che così interruppe la sua carriera arrivata al vertice negli anni 60, nel 66 con l'uscita del disco Blonde on Blonde. Questo incidente di motocicletta in quegli anni in cui molti altri eroi della musica come Janis Joplin, purtroppo lo stesso Hendrix, dette anche quel ton di leggendarità in più a Bob Dylan. Altro fatto vero è che il signor Jimi Hendrix, signore, aveva 27 anni, una sera acquistarono il disco che si chiamava appunto John Wesley Harding, contenente la traccia numero 4 che è questa, Over the Blue Tower, e disse ai suoi compari: andiamo a incidere subito il pezzo. E Dylan aveva fatto questa cosa con un trio da Mannucci, basso, wow, chitarra acustica, cioè molto essenziale, cioè non c'era tutto quel rock e quella rivoluzione che si vede poi negli anni 70, perché il disco è del 67, la canzone del 67. Scusate, vedete voi non laureata, no, che no. Successo? There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can get no relief. Businessman, you drink my wine, the plowman digging my heart. I know I know that all along the line, nobody knows my heart. No reason to get excited, as if he kindly spoke. We are many here among us, they don't know the life of a bad joke. Yes, you and I, we've been through their bad days, not our fate. So let's not talk falsely now, because the hours are getting late. And now you, come on, babe. Grazie Roberto Bunzio.